Ciao a tutti! L'argomento che voglio affrontare oggi in questo video è quello relativo ad una questione in particolare. Possiamo fare le stesure con i tarocchi o con anche altri mazzi di carte? Per noi stessi? Possiamo fare delle stesure personali? Su questo argomento, nel corso degli anni, ne ho sentite e ne ho lette di tutti i colori. Chi dice che non si può perché si attirano negatività nella propria vita, nella propria casa? Chi dice che non si può perché per questioni che riguardano noi stessi i tarocchi restano muti? Chi invece dice di non riuscire a fare le stesure perché risulta difficile interpretare gli arcani se la stesura riguarda noi stessi? Addirittura, e questo è proprio da riderci sopra, ma tanto, di recente mi sono imbattuto tramite YouTube in una persona che afferma addirittura che autoleggersi i tarocchi attira nella propria casa e nella propria vita le entità negative. Cioè, io proprio mi immagino queste entità negative che se ne stanno lì a guardarci e cosa fanno? Se usiamo i tarocchi per fare le stesure a chiunque, loro se ne stanno lì buone e non si muovono. Invece, se usiamo i tarocchi per noi stessi, queste entità cosa fanno? Si irritano, si indispettiscono e decidono quindi di infestare la nostra casa, la nostra vita. Guardate, veramente tutto ciò è assurdo. Siamo proprio ai limiti della follia. Insomma, davvero ne ho sentite di tutti i colori. Chiariamo subito una cosa. È assolutamente possibile fare le stesure per noi stessi. Non solo è possibilissimo e non c'è nulla a vietarlo, ma io lo reputo addirittura necessario, fondamentale per poter, come dire, stabilire un legame a 360 gradi con i nostri tarocchi. Ricordiamoci una cosa importante, prima ancora che per uso divinatorio, i tarocchi in particolare sono a tutti gli effetti un vero e proprio percorso iniziatico e sono uno strumento importantissimo per fare autoanalisi, per dialogare con il nostro subconscio, prima ancora che uno strumento attraverso il quale tirare fuori la nostra personale sensibilità per estrapolare informazioni che possono riguardare gli eventi passati, presenti e futuri. Quindi, in realtà, è importante riuscire a fare noi stessi le nostre stesure personali. Certo, un ostacolo c'è e questo ostacolo lo dobbiamo affrontare tutti. Qual è questo ostacolo? L'unico vero ostacolo è quello relativo al fatto di saper trovare il giusto distacco e la giusta obiettività. È chiaro che quando facciamo una stesura per noi stessi su una questione che ci sta a cuore, che ci preme, ci aspettiamo di ricevere un determinato responso, che può arrivare dai tarocchi, come invece no. E noi dobbiamo riuscire ad essere imparziali. Nel momento in cui facciamo le stesure per noi stessi, dobbiamo essere preparati e consapevoli del fatto che la risposta che ci daranno gli arcani può non essere quella che ci aspettiamo. Ed in ogni caso questa risposta va accettata. Purtroppo sento sempre tante persone lamentarsi del fatto di non riuscire a leggere le carte per loro stesse, ma questo timore va affrontato e con il tempo vedrete che riuscirete a non avere più alcun problema nel farvi da soli le stesure. Ricordiamoci che i tarocchi non possono mentire, non è assolutamente nella loro natura. Quindi, se noi studiamo attentamente queste carte, l'unico pericolo che corriamo nel farci le stesure da soli è quello relativo al fatto di non riuscire ad essere obiettivi e magari di andare a leggere nelle carte solo quello che vogliamo, solo quello che ci fa più comodo. Questo timore, in un certo senso, è comprensibile ed è naturale che ci sia, ma bisogna riuscire ad andare oltre. Perché è chiaro che abbiamo un problema se non riusciamo a leggere le carte per noi stessi e questo problema va affrontato e superato, perché tra noi e il nostro mazzo di carte non ci devono essere ostacoli, non ci devono essere timori. Pensiamo al nostro mazzo di tarocchi come ad un nostro caro amico del quale ci fidiamo ciecamente.
Se abbiamo un problema e ci rivolgiamo al nostro amico per avere un consiglio, è chiaro che lo facciamo perché ci fidiamo di lui e siamo anche consapevoli del fatto che il nostro amico, la nostra amica, per quanto ci possa volere bene, possa comunque darci un parere oppure un consiglio che non è esattamente quello che ci aspettiamo, ma che in ogni caso ci tocca ascoltare, accettare e poi ovviamente saremo sempre noi a decidere se seguire o no quel consiglio. La stessa cosa deve accadere con queste carte, con i tarocchi. Restiamo calmi e concentrati e soprattutto non fissiamoci sulla risposta che ci aspettiamo, ma cerchiamo di mantenere un atteggiamento positivo. Dobbiamo essere aperti e mettere in conto che quello che ci diranno i nostri tarocchi potrebbe essere anche diverso da quello che ci aspettiamo o che speriamo. È chiaro che non ha senso rimescolare le carte e rifare le stesure nella speranza di ottenere una risposta diversa. Non è magari facilissimo da mettere in pratica, me ne rendo conto, perché soprattutto se ci troviamo in una situazione di forte stress che ci preoccupa molto, è chiaro che anche inconsciamente noi speriamo di ricevere un determinato responso. Per questo è necessario, prima di fare le stesure, trovare la giusta concentrazione, fare un bagno rilassante, ascoltare musica rilassante, creare un'atmosfera tranquilla, leggera, magari utilizzando candele, incensi e tutto quello che di solito ci aiuta a ristabilire la calma. C'è chi preferisce fare le stesure al mattino perché appena svegli ci si sente più carichi, mentre magari alla sera ci si sente invece appesantiti dagli eventi della giornata appena trascorsa. Questo è indifferente, l'importante è prepararsi fisicamente e mentalmente prima di procedere con le stesure. Come dicevo prima, i tarocchi non possono mentire, non è nella loro natura. Quindi, a prescindere da quale che sia il responso che riceverete, interpretate la stesura, magari prendete nota delle carte estratte e della vostra interpretazione e poi nei giorni successivi potete verificare i riscontri. Ma la cosa importante è non abbiate timore, mantenete un atteggiamento di apertura. Siate pronti ad accettare anche una brutta verità, per così dire, e vedrete che non vi ingannerete. E cosa ancora più importante, con il fare le stesure per voi stessi, vedrete che riuscirete a stringere un legame ancora più forte, più solido con queste carte. Ricordate, loro sono il vostro migliore amico, un amico saggio, sincero, che non può in alcun modo mentirvi. Fidatevi di loro e non potrete sbagliare. Al prossimo video. Ciao!